Esiste un luogo stasera a Milano per vivere un'emozione che ha sfidato il tempo? Certo che sì. E dove? A San Siro. E perché? Anche qui la risposta è facile. Si sta per giocare Milan-Juventus. Buonasera, gentili ascoltatori dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Buonasera da Francesco Repice, che grazie alla collaborazione tecnica di Daniele Bulgarini è pronto a raccontarvi il posticipo della nona giornata del campionato di calcio di Serie A. La storia di questo sport. Milan-Juventus. Sbaglia però il disimpegno il Milan. Rabiot, largo a sinistra, Kostic attraverso le rasoterra, arriva Weah per una conclusione che coglie in pieno petto McKennie e poi finisce sul fondo. Opportunità per la Juventus, questa azione da gol possiamo definirla tale per i colori bianconeri, perché Weah era andato alla conclusione da posizione favorevolissima dopo l'intelligentissimo cross arretrato da parte di Kostic, ha impattato con l'interno collopiede, è andato però a trasferire la sua traiettoria direttamente sul torace di McKennie, che poi ha visto perdersi il pallone oltre il fondo. Rafaleo che prova ad andarsi, ragazzi, il dribbling da parte del portoghese, inseguito dalla numero 4 che ne rallenta la corsa, ancora Leao però da quel lato del terreno di gioco prova a sconcertare l'avversario con una serie di finte, il tentativo in mezzo per Giroud che va alla conclusione, il pallone che finisce sul fondo di un nulla, un diagonale da posizione impossibile da parte di Olivier Giroud del numero 9 milanista, che sfiora il vantaggio e siamo al 14° minuto nel corso del primo tempo a San Siro. Il parziale fermo sullo 0-0. Vedremo chi andrà a battere questo calcio di punizione. Milik che si avvicinava con il sinistro, murato dalla barriera del Milan, poi il tentativo di Kostic con la pallone che finisce sul fondo. Buona la coordinazione del numero 11 della Juventus con il controllo di petto e la girata da circa 20 metri, la pallone che è finito largo rispetto alla montante sinistro della porta difesa appunto da Milan. Per noi invece è tempo di tornare a Milano da Francesco Repice, dove siamo giunti al 35° minuto nel corso del primo tempo, 0-0 tra Milan e Juventus. Rafaleo in area di rigore da sinistra, punta gli avversari, prova il traversone che gli viene però contrato da Bremer, il periodo non collegato. Juventus pericolosa con la verticalizzazione di Kostic sull'asse sinistra offensiva della Juventus per Rabiot, che chiude il suo diagonale dall'interno dell'area rigore, il pallone che finisce non di molto al lato della porta, difesa da Morante, opportunità per la Juve. Attenzione, rosso diretto probabilmente per Tomori che è andato, o per Ciao che è andato a placcare Ken, che ne aveva eluso l'intervento facendo scorrere il pallone alle sue spalle. Ciao è stato subito avvicinato al direttore di gara, che ha estratto direttamente il rosso. È chiaro che è una situazione che adesso verrà rivisitata alla VAR, verrà vivisezionata nelle immagini di quei coloro i quali sono alla VAR e devono in qualche modo capire cosa e di che cosa si sia trattato. Il lancio verticale di Weah sulla corsia di destra lascia sfilare alle sue spalle Ken, lo placca in maniera palese, dobbiamo dire. Ciao, dobbiamo capire a questo punto se si tratta di chiara occasione da gol o se si tratta invece di un fallo semplicemente passibile, sì del calcio di punizione ma semplicemente del giallo e non del rosso diretto, così come ha fatto invece il signore Mariani della sezione di aprile. Attenzione che potrebbe essere la svolta della partita, perché, o perlomeno una delle svolte della partita, perché siamo al 41° minuto nel corso del primo tempo e il Milan è in inferiorità numerica. Rosso diretto per Ciao e quindi confermata la decisione del direttore di gara, che è andato ad estrarre il cartellino, quello più colorato e quello più doloroso per i giocatori in campo e segnatamente questa volta per i giocatori del Milan e più precisamente per Ciao. E quindi Milan in 10 uomini, Juventus in superiorità numerica praticamente a 5 minuti o 4 minuti salvo recupero dalla fine del primo tempo. È chiaro che si tratta di una svolta della partita, è chiaro che adesso potrebbero succedere tantissime cose, è chiaro che adesso il tema tattico della sfida assumerà un carattere assolutamente diverso rispetto a quello che abbiamo visto fino a questo momento. Di nuovo San Siro, anche perché la Juventus ha sfiorato il gol del vantaggio pochi istanti fa al minuto 45 con Ken, il cross da sinistra di Rabiot con l'interno del piede destro verso il secondo palo, indecisione tra Tomori e Florenzi, si intrupola tra i due Ken, tocca con il piatto a pochi metri dalla linea di porta, il pallone che finisce fuori per la fortuna del Milan, l'errore quindi l'attaccante bianconero, grande rischio corso dalla formazione di casa. Weah centralmente per il tentativo di Milik, che mette in movimento Cambiasso sulla corsia di sinistra, tocco corto ancora a beneficio di Weah che si è accentrato da questo versante del campo. Locatelli dalla distanza, tiro, deviazione e rete, ha segnato la Juventus esattamente al 18° minuto nel corso del secondo tempo, cambia il parziale a San Siro, la conclusione di Locatelli dalla lunga distanza, la deviazione di un giocatore rossonero che ha spiazzato imparabilmente Mirante il pallone che è finito alle spalle dell'incolpevole estremo difensore rossonero.
0-0 e la Juventus che al 18esimo si trova in vantaggio per 1-0. Locatelli, l'ex di questa partita, ha messo il pallone nella porta del Milan e quindi Juventus che conduce per 1-0. La rete di Locatelli, c'è stata però la deviazione decisiva da parte di un giocatore del Milan che non abbiamo intravisto dalla nostra postazione, motivo per cui Mirante non è riuscito, una volta lanciatosi, per bloccare la traiettoria scagliata dal piede destro del numero 5 della Juve ad intervenire sul pallone, pallone che si è adagiato dalla parte opposta. Juventus che si trova in vantaggio per 1-0, i minuti sul cronometro che sono 19 nel corso della ripresa a San Siro. La Juve che conduce per 1-0 sul Milan. Cerchiamo di capire di chi è stata la deviazione decisiva sul tiro di Locatelli, quella di Krunic che ha spiazzato imparabilmente quanto involontariamente il proprio portiere, è andato a toccare il pallone con la coscia sinistra, dovrebbe essere così, sì, dovrebbe trattarsi di Krunic. La Juventus in vantaggio per 1-0 di nuovo San Siro. 23esimo in corsa a San Siro, la Juventus è in vantaggio per 1-0, è anche in vantaggio di un uomo, gioca in 11 contro 10, Juventus che poco fa ha avuto l'opportunità per il raddoppio per McKennie che ha vissuto un minuto d'inferno, prima ammonito per gioco non regolamentare, poi ha spedito alle stelle un invito al bacio di Weah che si era involato dalla corsia di destra, retrocesso il suo traversore era sotterra, la conclusione di McKennie che ha avuto il tempo di prendere la mira, è andato al volo, ha colpito male però con il mallello interno della caviglia destra, il pallone che si è alzato di tantissimi metri sulla traversa della porta difesa da Mirante, il rimio della difesa milanista, Krunic prova a farsi luce, viene assalito, gli soffiano il pallone, Vlahovic dal limite, il tiro e la deviazione in angolo di Mirante che riesce con la punta delle dita del guantone destro a mettere il pallone sul fondo e quindi nel calcio d'angolo, ci ha provato Vlahovic dall'altezza dei 20 metri ad agitare il suo sinistro, a fiondare il suo interno piede verso i pali rossoneri, ha trovato la deviazione di Mirante in corner e Massimiliano Allegri che si toglie la giacca, la scaraventa a terra e prende a calci qualcosa, un tabellone all'altezza della sua panchina, arrabbiandosi con i propri giocatori perché evidentemente ora leva anche la cravatta e la scaraventa a terra, è scatenato, letteralmente scatenato in panchina Massimiliano Allegri in questi ultimi minuti della sfida, perché siamo alla 44esima e 15 secondi, perché ci sarà sicuramente da giocare un cospicuo recupero, ma il vantaggio è minimo della sua Juve che è anche in vantaggio di un uomo, attenzione che c'è il tentativo di percussione di Rabiot, Vlahovic in area, si gira, la respinta di Kier, poi si ferma Musà per un problema fisico, si lotta all'altezza dei 16 metri, ancora guadagna palla la Juventus con Rabiot, va sulla corsia di destra per McKennie, il Milan è stremato, Musà rimane a terra, McKennie che si ferma, poi mette al limite per Cambiasso che carica il sinistro, a giro la parata di Mirante, pallone lì Vlahovic, non riesce nel tap-in, ancora una volta Mirante che si oppone, il pallone in pallo laterale, opportunità per la Juve per il raddoppio, calcio di punizione in favore del Milan, uno delle ultime chance a disposizione della formazione di Stefano Pioli per andare a raggiungere la parità, la Juventus è ancora in vantaggio per 1-0 e Massimiliano Allegri dice ai suoi di avanzare il baricentro, di entrare in pressione sugli avversari, c'è Mirante che scaraventa la sfera in avanti per cercare un proprio compagno di squadra, trova invece il colpo di testa di Bremer, quello di Cambiasso, il tocco di Miretti per Chiesa che ha la meglio sull'avversario, servito Rabiot in posizione di ala sinistra, innesca le sue potenti leve, il francese se ne va verso la linea di fondo, vicino alla bandiera delle corner, poi guadagno la rimessa laterale, 50esimo minuto che sta per esaurirsi nel corso del secondo tempo, si andrà avanti fino al 51esimo, la Juventus è in vantaggio sul Milan per 1-0, un Milan che ha giocato per lunghi tratti di questa sfida in inferiorità numerica, lo ricordiamo l'espulsione rosso diretto di Ciao al 40esimo del primo tempo per fallo, per placcaggio su Ken lanciato a rete, ancora una rimessa con le mani, intanto Allegri è scatenato ed ora viene insomma dai suoi secondi riportato alla calma, mentre Cambiasso entra in area contro tutti, Cambiasso cerca lo slalom, ma si chiudono le maglie rossonere sul numero 27 bianconero ed allora la respinta alla difesa del Milan sui piedi però dei giocatori ospiti con Ken verso la corsia di destra, cerca di evitare Florenzi il quale guadagna per una rimessa laterale, questa veramente l'ultima opportunità per i padroni di casa, 30 secondi o poco meno alla fine della partita, siamo al 51esimo minuto, fanno festa i tifosi della Juve, sperano ancora quelli della Milan in questi secondi incandescenti a San Siro, Florenzi supera la linea di metà campo, servito Leao che poi va centralmente da Krunic che sposta il gioco a destra per Musà, lo scambio tra i due, poi si fa vedere Kier in posizione addirittura di ala, vediamo se parte il cross, eccolo allontanato però al colpo di testa di Locatelli, Chiesa è finita!
la Juventus ha battuto il Milan per 1-0 a San Siro. Ha deciso nel secondo tempo, al 18esimo, il gol di Locatelli con il tiro dalla distanza dei 20 metri e la deviazione decisiva di Krunic. Un Milan che ha messo tutto quanto poteva in campo per i molti minuti che è rimasto in inferiorità numerica, dal 40esimo del primo tempo, con il rosso diretto per Ciao, il fallo in placcaggio, i danni di Kenner che si era involato solitario verso l'area di rigore della formazione di casa. Non ci sono state grandi opportunità da rete da una parte e dall'altra. Nel primo tempo poteva andare il gol il Milan con la girata di Olivier Giroud, che ha trovato la pelata miracolosa ad opera del portiere della Juventus Szczesny. Ora sono addirittura le lacrime di Locatelli, che su questo terreno di gioco aveva segnato il suo primo gol in Serie A proprio contro la Juventus, ma con la maglia del Milan, ora a parti invertite, a maglie invertite, ha dato i 3 punti alla Juve e questa è la nuova classifica. Conduce l'Inter con 22 in classifica, appunto in graduatoria. Alle sue spalle il Milan a quota 21, assieme alla Juventus, anzi con un punto di ritardo la Juventus che a quota 20, le prime 3 della graduatoria. Inter, Milan e Juventus, così come in qualche modo voleva Napoli a parte e volevano le previsioni della vigilia, fanno festa i giocatori della Juve in mezzo al campo, cercano di autoconsolarsi, reciprocamente consolarsi gli uomini di Stefano Pioli, che vanno comunque a ricevere il ringraziamento della loro curva, della curva sud, il feudo del tifo milanista, visto che l'impegno che hanno profuso all'interno del terreno di gioco. A me non resta che ringraziare, gentili ascoltatori, per la preziosa collaborazione tecnica, Daniele Bulgarini, Francesco Repice, nel ribadirvi che la Juventus ha battuto il Milan a San Siro per 1-0 grazie alla rete di Locatelli al 18esimo del secondo tempo. Augura a tutti i radioascoltatori una serena notte.